Ciao a tutti, se state guardando questo video vuol dire che siete particolarmente interessati al corso per segretaria, quindi andiamo a parlare in maniera più dettagliata di quelle che sono appunto le tematiche che vengono affrontate durante lo svolgimento di questo corso. Come è già stato detto nel video precedente, si comincia con la dattilografia per una questione di logica didattica, perché il 90% delle mansioni che si svolgono in un ufficio oggi si svolgono alla macchina, al computer, quindi è importantissimo conoscere molto bene l'interfaccia principale tra l'essere umano e il computer, appunto, quindi la tastiera. È molto importante essere rapidi, anche perché nel mondo del lavoro il tempo è denaro, quindi non si può impiegare una mezz'ora per scrivere un'unica mail, ma bisognerà impiegare massimo 5 minuti. Quindi importantissimo sapere scrivere in maniera rapida e precisa. Quindi la dattilografia è un argomento molto attuale anche al giorno d'oggi, per quanto come termine magari istintivamente richiama l'Ottocento e le vecchie macchine da scrivere. No, in verità è spesso una materia, una tematica trascurata, ma per il lavoro di ufficio oggi è fondamentale sapere scrivere in scioltezza a 10 dita e soprattutto essere veloci e rapidi con i comandi da tastiera, con le combinazioni di tasti, appunto. Questo infatti viene insegnato innanzitutto nel corso per segretaria, anche poi in quella che è l'ottica dell'insegnamento di Excel, Word e PowerPoint, quindi i software principali del pacchetto Office, che sono il pane quotidiano di qualsiasi lavoro in ufficio. Non si possono usare questi tre software in maniera professionale, quale che sia il livello della risorsa, se non si conoscono le combinazioni di tasti rapide per dare comandi appunto sulla tastiera senza dover magari aprire scomode tendine di menu. Quindi assolutamente un punto a favore in più della dattilografia. Excel, Word e PowerPoint vengono insegnati come software in maniera molto puntuale, quindi si vanno a guardare quelle che sono le funzionalità principali che servono per lavorare in maniera disinvolta in ufficio. Quindi si va a vedere esattamente quelle che sono le cose che bisogna sapere, che non è impossibile tralasciare se si vuole fare bella figura a un colloquio di lavoro e soprattutto anche se si vuole essere delle risorse efficienti. Ora, invece, si passa a quello che è il pezzo forte del corso, ovvero il rapporto diretto con il pubblico e la comunicazione formale, verbale e scritta. Importantissimo, anche qui si danno tante cose per scontate quando si viene inseriti nel mondo del lavoro. Nessuno insegna più a comunicare in maniera formale, in maniera precisa, cortese ed efficace con il pubblico, che siano clienti o fornitori o anche colleghi volendo, eppure è la parte più importante di un lavoro di ufficio, perché sostanzialmente lavorare come impiegati è lavorare con la comunicazione, quindi redigere documenti, scambiare informazioni con colleghi, con clienti, potenziali clienti e fornitori, che sia telefonicamente o che sia in forma scritta. Si comunica costantemente in un lavoro di ufficio, quindi va da sé che se non siamo in grado di farlo in maniera corretta, comprensibile quantomeno, è un grave problema. Quindi anche questa è una cosa che non va assolutamente sottovalutata. È un corso molto molto importante, soprattutto in questo senso. Poi c'è anche una parte informatica molto interessante per quanto riguarda sia le relazioni con il pubblico sia la gestione degli incarichi a livello quotidiano. Si andranno a vedere dei software molto utili per quanto riguarda il supporto della risorsa impiegatizia nel suo lavoro quotidiano. Applicazioni anche gratuite di Google, quindi insomma parliamo di
di applicazioni appunto alla portata di tutti, che non prevedono neanche un onere o una licenza da mantenere, comunque non cose particolarmente costose o impegnative. Quindi questo per dire che sono veramente strumenti molto utili e alla portata di tutti, che una persona può anche adottare come soluzioni a livello personale nel proprio lavoro, anche se non sono soluzioni ad esempio adottate dall'intera azienda. Uno però appunto deve sempre pensare di lavorare al meglio, mai dare per scontato che dall'azienda vengano date tutte le direttive per lavorare al meglio, ecco, una risorsa anche per distinguersi e dimostrarsi in grado di mantenere il proprio ruolo una volta che è riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro, deve anche cercare di badare a se stessa, diciamo, quindi anche di sfruttare al meglio alcuni trucchetti a livello informatico che la possono rendere molto più disinvolta, molto più efficace di altre risorse, anche se magari non sono delle linee adottate dall'azienda. Si finisce con la contabilità a livello amministrativo, quindi questi sono gli ultimi argomenti che trattiamo nel corso. Contabilità a livello amministrativo, quindi ovvero saper emettere e registrare fatture, sapere esattamente cosa si intende per fattura pro forma, nota di credito, quindi sapersi districare tra i vari documenti di natura contabile e ovviamente anche saper calcolare l'IVA, sapere cos'è effettivamente l'IVA. Anche qui molte cose vengono date per scontate, soprattutto se uno non ha mai avuto appunto l'occasione di fare esperienza in questo ambito, quindi se non ha mai lavorato in ufficio. Direi che questo più o meno è tutto. Insomma, per qualsiasi ulteriore informazione, comunque restiamo tutti a disposizione, io compresa. Ciao a tutti, a presto!